Abbiamo a che fare con un'autrice un po' particolare. Cominciamo? No. Quindi dicevo l'ultima puntata, questa autrice è un'autrice molto particolare che è François Dolto. Non so se quelli della mia età la conoscono, ma come intorno agli anni 70 ebbe una popolarità immensa. Non sono riuscito a trovare il titolo del film, che hanno passato, un film che hanno passato qualche mese fa alla televisione, di uno che andava a accompagnare un bambino in una scuola, insomma si era innamorato della maestra, però questo bambino non era suo figlio, ma la maestra credeva che fosse suo figlio, in realtà lui era solo chi accompagnava il bambino, insomma una storia un po'... E lui rimane bloccato lì attorno a questa cosa perché non riesce a dichiararsi, a dire effettivamente la sua posizione. E so che questo gli regala un libro della Dolto. E dopo che ci ha regalato il libro della Dolto, un film francese ovviamente, questo si sblocca. E dico questo per dire è una personalità molto conosciuta in Francia, anche perché lei fece una cosa molto particolare. Vale a dire, a partire dagli anni 60, eccetera, lei teneva delle trasmissioni alla radio in cui interveniva rispondendo alle domande dei più, insomma. No? E molti di questi libri sono usciti anche in Italia, soprattutto per quella che era, me ne aveva parlato Francesco Cappa, perché li volevano reeditare, per quelle che erano le M edizioni, c'erano tutta una serie di dialoghi, lo svezzamento, il bambino che va a scuola, il conflitto, il padre, la madre, in cui lei, come dire, dispensa a manetta consigli, insomma, no? Uno gli telefona da Bordeaux, gli dice mio figlio, e lei gli risponde, insomma, no? E dunque, l'altra volta avevamo parlato di Lacan, Dolto è una grande, come dire, amica di Lacan e collega, insomma. Tant'è vero che quando Lacan aveva dei casi difficili, la sera non sapeva come fare, telefonava da Dolto. No? Dolto è divenuta famosa per un linguaggio estremamente diretto, quindi molto lontano da quelle che sono le così, l'astuserie lacaniane, eccetera, ma molto pomp. A tal punto che per taluni aspetti può anche apparire abbastanza, come dire, un po' fastidioso alcune volte, perché lei comunque ha un piglio anche molto pedagogico, insomma, su cosa bisogna... È come se lei avesse sempre la risposta, in qualche modo, no? su come fare con il bambino, no? Lei dice, un bambino 3-4 anni, va bene, gli dite al bambino, papà e la mamma hanno fatto tutto quello che potevano fare per te, adesso vedi un po' di organizzare. Noi siamo qui, ma però, insomma... come dicono in Brianza, sulle dosse, insomma, ecco, cerca di darti una mossa e via di questo passo. No? Lei ha una vita di sua molto, molto travagliata, un rapporto direi molto conflittuale con la madre, che la madre dice sei una donna, ma sì, fai quelle cose lì, un po' tipo di... dipingere un po' così di la ceramica, quelle robe lì, insomma, no? E quindi va bene così, trovati un bravo uomo che ti sposa e punto, no? Allora, Dolto in realtà era molto innamorato di uno zio che muore durante la prima guerra mondiale e poi aveva una sorella, no? Aveva una sorella che questa sorella muore quando lei era nell'adolescenza per un grave tumore. E la madre dice a lei, perché non sei morta tu al posto di tua sorella? Prega per tua sorella, no? E dunque si trova addosso il peso di questa sorella. La madre, per uscire da questa crisi, fanno un altro bambino. Un bambino che per fare anche lo psicanalista,
che in realtà viene dato in viene dato in cura, insomma, no? A lei, no? Perché lei dice, come ho imparato, no? A capire i bambini? Ho imparato a capire i bambini perché sostanzialmente mi sbolognavano mio fratello e io dovevo occuparmi di lui, io ho incominciato a capire in che modo, come dire, parla il bambino. Difatti ci sono alcuni testi clamorosi dell'adulto, come il bambino, cioè l'adulto sordo, le parole del bambino. Dunque, lei a un certo punto teorizza una sorta di causa dei bambini, insomma, no? Quindi come qualcosa di molto nevralgico e importante nella crescita, no? E dunque lei incomincia, in opposizione con la madre, ma sostituto un po' del padre, si laurea come, prima mi sembra se non era con infermiera, poi come medico, no? Lei dice, voglio essere il medico dei bambini. E pian piano approda alla psicanalisi. In più c'è un altro elemento importante nell'adulto, che l'adulto è una fervente cattolica, nel senso che contrariamente ad altri rispetto al quale insomma hanno questa presa di posizione, come dire, quantomeno laica, l'adulto invece si smilita all'interno del discorso cattolico, no? Io vi consiglio di leggere un bel libro che credo che sia stato anche una volta che editato, rieditato, che è la psicanalisi alla luce, no, il Vangelo alla luce della psicanalisi, un titolo così, in cui sostanzialmente, con prefazione di Massimo Calcatti, in cui vengono rivisitate le parabole evangeliche attraverso una rilettura in chiave psicanalitica. È molto bello e molto coraggioso come testo. Dico questo perché questo tema del discorso della religione, lei assume un elemento molto importante, nel senso che in lei c'è una reale fede nel trattamento e soprattutto una fede nella parola. Lei non si spaventa, insomma, di fronte a situazioni gravi, di fronte a situazioni, per esempio, di handicap, no? È come se vedesse sempre, come dire, un orizzonte. Questo orizzonte è legato a questa possibilità per il soggetto di dirsi nella parola. E dunque lei incomincia a lavorare con i bambini, no? C'erano sostanzialmente due scuole rispetto ai bambini. Che una scuola, che era quella, forse ne avevo parlato, ma comunque lo riprendo brevemente, che era quella di Melania Klein, la quale sostanzialmente non considerava il ruolo delle famiglie, nel senso che prendeva il bambino e iniziava a lavorare col bambino indipendentemente dalla storia del bambino. E invece c'era la sua rivale, che era Anna Freud, vale a dire che poneva in fatto che per capire qualcosa del bambino bisognasse aspettare, non prenderlo direttamente in terapia, che prima bisognava fare un percorso pedagogico per prepararlo ad arrivare a quel momento lì. L'adulto taglia corto con tutte queste storie, no? Perché c'era la Melania Klein, dice c'è la madre buona, la madre cattiva, no? E la dottoressa dice, non c'è la madre buona e la madre cattiva, c'è quella madre lì, appunto. C'è la madre con cui tu hai a che fare. E dunque, quando si pone tutto il problema che, per esempio, si trovava in Melania Klein, ma essere onesti anche nel vecchio Freud, e cioè che tutto è legato a un funzionamento di struttura, vale a dire che le parti sono già predisposte l'una in relazione con l'altra, lei dice la struttura, sostanzialmente, diciamola così, risponde in qualche modo della storia. Vale a dire, tu hai a che fare con quel padre, a che fare con quella madre, sei calato in quella storia lì. Non è un qualcosa che prescinde dalla tua storia, ma è direttamente inserito nel cuore della tua storia. Dopodiché c'è il problema che poneva forse di più Anna Freud, vale a dire quando il bambino è pronto per poter entrare in questo tipo di lavoro, eccetera. Il problema dell'adulto diventa molto radicale, nel senso di dire, il bambino
è già un soggetto. Nel momento in cui, il bambino viene sostanzialmente al mondo, è già un soggetto. Quindi tutto questo pone un problema molto, molto importante. Il fatto che la soggettività del bambino è sottratta a una logica, come dire, strettamente evolutiva, ma è colta fin da subito in atto. E coglierla fin da subito in atto cosa vuol dire? Che è un po' il senso anche un po' di questo libro. Vuol dire che io colgo il bambino già a partire dalla sua prima manifestazione. E le sue prime manifestazioni con cosa hanno a che fare? Hanno a che fare con qualcosa che anticipa la parola e anticipa anche il pensiero. Che cos'è questo qualcosa che è prima, che è già lì? Questo qualcosa che è già lì è il corpo. Allora, c'è un esempio classico di questa bambina che si chiama Agnese, bambina di pochi mesi. La madre si viene ricoverata per un problema fisico. La bambina smette di succhiare il padre dal biberon. Il padre è disperato. Si rivolge all'adulto, poi dice: come posso fare per fare tutto questo? Allora l'adulto ha uno dei suoi colpi di genio. Cosa fa? Dice al padre di prendere un panno, di metterlo sul seno della madre, in modo che sia in qualche modo imbevuto dell'odore della madre, e poi di mettere questo panno sul biberon. Allora il bambino di pochi mesi, sentendo l'odore della madre, riprende a succhiare. No? Dunque, allora che cosa intende sottolineare con questo? Intende sottolineare il fatto che sostanzialmente c'è qualcosa nel bambino, a partire dal suo semplice essere al mondo, no? Che anticipa la costruzione, come dire, cognitiva, perché il bambino non è ancora evidentemente nella parola. Allora, il fatto che non sia nella parola non significa in qualche modo non sia nel linguaggio. Attenzione, non confondete, la parola è il fatto che il soggetto si esprime, no? passa attraverso delle rappresentazioni, no? Col fatto che in qualche modo è nel linguaggio, vale dire, cerca in qualche maniera di comunicare. C'è una frase famosa dell'adulto sulla psicanalisi che dice: la psicanalisi è la comunicazione con tutti i mezzi. Dunque c'è il fatto di non formalizzarsi più di tanto su quello che diventa la dimensione propria al setting, no? Ma di cercare in modo per dialogare soprattutto con il bambino, no? E allora lei entra in questo, come dire, in questo processo comunicativo con i bambini. Il suo discorso era, si presentava così ai bambini, un po': io sono François Dolto, sono quella che dice la verità ai bambini. Quindi dico questo perché poi molti rompevano, perché molti genitori, questo me lo raccontava uno che la conosceva, perché poi molti non sopportavano, no, questa dimensione così, come dire, così forte e così diretta, insomma, no? Mi raccontavano che c'era la coda per andare, e mi raccontavano che anche suo figlio, quando voleva parlare, si metteva in coda perché era stata attesa, perché a un certo punto arrivava anche il suo turno e finalmente poteva interloquire con suo marzo. Fino a che poi uno ha fatto il buon cantante, il ballerino, sembra una ripresa la strada sua. Dunque, allora il problema è come viene ripensata questo punto centrale dal lato del bambino piccolo, che è il corpo. Dunque, se il corpo
diventa in qualche modo uno strumento di comunicazione attraverso il quale il bambino si esprime. Dico questo perché anche questa cosa qui non era per nulla scontata, perché se pensiamo a un riferimento che a un'autrice che per esempio ho scritto molto sulla psicanalisi infantile come Margaret Mahler, parlava di una sorta di autismo normale, insomma, del bambino, come pensando a questa sorta di, come dire, di chiusura in se stesso, mentre invece lei cerca di dare gli strumenti per leggere qualcosa di questa situazione. Ora, il problema non è da poco per François Dolto, perché François Dolto, sostanzialmente, bisogna pur dirlo, non è una grandissima teorica, è una grandissima clinica. Clinica vuol dire qualcuna che si impiega sul come fare, su come rispondere nel rapporto, con, per esempio, insistiamo su questo tema del bambino, no? Non è una che fa una grande elaborazione teorica, insomma, molte volte prende un po' da Freud, da Lacan e altre cose, no? Il testo è un'applicativa. Sì, se vogliamo dirla così, insomma, cioè la sua bravura è nella pratica, nel fare, insomma, non nella teorizzazione. Anche perché il libro che, non so, per esempio, uno dei suoi primi libri è Il caso di Dominique, dove lei racconta la psicoterapia di questo bambino, psicotico, in cui poi a un certo punto la madre va via, no? Porta via il bambino, lei si arrabbia di brutto con la madre e comunque, voglio dire, la cura è interrotta. Per cui la teorizzazione non sempre è sul piano. Il suo problema è di essere sempre, come dire, in ascolto dell'altro. Qui mi racconto di uno che l'ha conosciuta, insomma. Questo qui andava dal dottore e gli diceva, portando i disegni di un bambino, e la dottore gli diceva, qui questo è chiaro, il rosso qui in questo rappresenta il desiderio della madre, qui questo blu è il padre, questo qui secondo me rappresenta il fratellino e tutte le tensioni che c'è verso il fratello. Allora questo prendeva nota, no? La volta dopo andava con un altro disegno e fa, qui blu era chiaramente nonno. Fa le dire, era completamente diverso. No, questo è molto interessante perché quello che lei proponeva era una lettura legata al momento. Non andava verso una lettura d'ordine simbolico. Nel senso del simbolismo. Nel senso del simbolismo per cui, come non so, Jung, quella cosa corrispondeva con quell'altro, no? Ma andava, verrebbe da dire, lacanianamente, nel senso di leggere quel tratto in relazione con un altro tratto, vale a dire leggerlo come un significante, non come qualcosa che è inchiodato stabilmente a quel significato. Sono chiaro? Per cui questo poteva rappresentare mio zio, il giorno dopo questo rappresentava mia madre, a seconda di come si sviluppava il discorso all'interno del soggetto. Allora, dicevo che il punto cruciale della questione per lei è questo riferimento al corpo. Dico questo perché riferimento al corpo, perché in realtà nella psicanalisi infantile precedente questo riferimento al corpo non viene considerato, no? Viene considerato già il bambino al lavoro sulla base di una serie di rappresentazioni che gli passano per la testa e che lui produce, no? Mentre Dolto si pone il problema di come fare i conti con qualcosa che non trova un'espressione così compiuta. Allora, due cose in particolare. La prima è la distinzione fondamentale che lei fa tra le pulsioni di vita e le pulsioni di morte. Allora, in genere le pulsioni di morte, se pensate per esempio al testo di Freud e al principio del piacere degli anni 20, c'è scritto sostanzialmente a ridosso della prima guerra mondiale, il problema delle pulsioni di morte è associato al tema dell'aggressività, al tema della violenza. Cos'è? Era dietro. Il libro? Ah, guardiamo qua. Freud. No, capivo che dovesse dire di là, non riuscivo a capire. Lei fa un capovolgimento rispetto a questo punto.
Il capovolgimento che fa rispetto a questo punto è il fatto che lei lega le pulsioni di morte non più all'aggressività, perché dice in fondo, nella dimensione aggressiva c'è qualcosa che tiene vivo, c'è qualcosa che in qualche modo interpreta, come dire, scassemarone all'altro, insomma, in qualche modo produce un effetto. Non dico questo perché questo lo si vede anche oggi molte volte, dove si confonde spesso la, come dire, l'aggressività e il disturbo, insomma, no? Mentre lei dice, le pulsioni di morte sono l'assenza di rappresentazione, è il sonno senza sogni, è il deserto della rappresentazione, è come dire, è il piattume, insomma, è il fatto che il soggetto non diventa sostanzialmente qualcosa come una sorta di ameba, insomma, no? Mentre ciò che tocca le pulsioni di vita è il fatto che c'è qualcosa che introduce la logica della rappresentazione, nel bene più come nel male. Però l'importante è che il soggetto passi in qualche modo attraverso la possibilità di potersi, come dire, di potersi dire, di potersi esprimere, no? E in questo il soggetto incontra anche la dimensione del limite, no? Perché nella misura in cui parla, nella misura in cui articola il suo discorso, trova qualcosa di questo genere. Allora, questo elemento qui della pulsione di vita è dunque un invito a sostanzialmente a sostenere una logica propriamente, come dire, dialettica con l'altro. L'altro punto, dicevo, era il corpo, no? Allora, il problema è dunque come far parlare il corpo, come dargli la possibilità di poter parlare. E lei introduce questa idea, che è quella che voi trovate in questo libro, di cui ci sono svariate edizioni, che è l'immagine inconscia del corpo. Allora, non fatevi troppo fuorviare dal termine immagine, perché l'immagine qui non ha nulla del riferimento tradizionale all'immagine. Cioè, vale a dire qualcosa dell'onda del visivo. Anzi, l'immagine inconscia del corpo viene in qualche modo contrapposta a un'altra costruzione molto in voga, ma in voga anche adesso, insomma, nelle cose più o meno, come dire, pedagogiche o meno. Vale dire, come si chiamava, Skidler, questo qui, lo schema corporeo. Lo schema corporeo è la conoscenza che uno ha della propria organizzazione corporea, no? Allora, se io mi metto lì a far disegnare un bambino il corpo, capisco se fa tre gambe o, insomma, se ha un'idea di come lo schema corporeo, insomma, no? E quindi lo schema corporeo in realtà sarebbe realmente un'immagine del corpo, vuol dire immagine nel senso di una fotografia del corpo in quanto tale, no? L'immagine del corpo, inconscio del corpo, non è ben chiaro di cosa si tratta. Diciamo che in qualche modo, se potremmo dirla così, è qualcosa che viene chiamato per evidenziare la spinta soggettiva, è l'embrione del desiderio del bambino che prende forma nel corpo. Faccio un esempio per ritornare ancora al disegno. Anche il disegno non è la rappresentazione dell'immagine del corpo del bambino. L'uso che fa, per esempio, nella psicoterapia del disegno l'adulto è diverso dall'uso che facevano altri, vale a dire il disegno gli serve come condizione per poter dire qualcosa. Dunque, il disegno è un elemento 1 che permette di rinviare un elemento 2, ma l'immagine del corpo è quello che esce nel soggetto all'interno attraverso questo lavoro, che è quello di non fissarsi sull'immagine in quanto tale, ma di usare l'immagine per far parlare il bambino. Non so se è chiaro. Quindi non è una logica tutt'altro che
dove non prevale una dimensione legata al simbolismo, ma il problema è come utilizzare tutto questo per permettere al soggetto di dire qualcosa. Se vogliamo fare un'analogia, e mi sembra possiamo farla, è quello che accade per esempio anche in Freud quando scrive l'interpretazione dei sogni, e all'inizio lui fa una premessa, nel senso che dice: l'interpretazione del sogno avviene attraverso la messa al lavoro del soggetto in quanto interpretante del sogno. Vuol dire, il sogno è utile per poter, non è utile, cioè, come dire, non è definibile come accade, non so, nel primo psicanalista che Giuseppe nella Bibbia che interpreta le vacche, le robe, quella lì, insomma, le vacche magre, le vacche grasse, insomma. Dunque le interpreta su una logica simbolica. Mentre invece, come dire, quello che viene fatto nel discorso del sogno è il fatto di far associare il soggetto intorno al sogno in quanto tale, dunque a far sì che il sogno sia un elemento che serva poi per produrne successivamente un altro. Questa immagine inconscia del sogno da che cosa è data? È data sostanzialmente da quello che lei dice, la confluenza di tre elementi fra di loro, insomma, per come si articolano e per come si dipannano nel discorso del bambino, no? Il primo elemento è l'immagine di base, cioè quella che li chiama la medesimezza, cioè il fatto che il soggetto in qualche modo abbia più o meno la capacità di ritrovarsi rispetto a se stesso, cosa che per esempio non è così scontata. Tutto questo tocca quello che potremmo definire quello che li chiamo un narcisismo primario. Narcisismo primario cosa vuol dire narcisismo? Narcisismo primario vuol dire che tocca in qualche modo un livello del volersi bene del bambino con se stesso. Allora qui c'è un'affermazione famosa che faceva Freud quando diceva la pulsione orale, la brama, non necessariamente testimonio dell'amor proprio. Vale a dire, perché se arrivi all'amor proprio occorre fare un passaggio ulteriore, occorre avere in qualche modo qualcosa che sia un po' come una sorta di idea di sé, della propria continuità. Questo è curioso perché molte volte capita di incontrare delle persone, intendo nel mio lavoro, in cui ci sono dei pezzi vuoti di memoria. Gente che dice da tot anni a tot non mi ricordo niente, un buco, no? E il problema era, dov'era quel tizio lì? Vale dire, quel tizio lì non è che veramente ha dimenticato, è che si è dimenticato. E dunque se si è dimenticato è perché sostanzialmente dov'era in questo dimenticarsi, no? Ecco, l'immagine di base dovrebbe dare l'idea di questo come si chiama, fil rouge che permette al soggetto di ritrovarsi attorno a qualcosa che è una dimensione di una continuità con se stesse. Per usare una sua parola è l'asse portante di quella che potremmo definire la memoria emotiva che è il soggetto di se stesso, la quale si intreccia con altre due elementi strettamente connessi fra di loro, che sono sostanzialmente l'immagine erogena, cioè voglio dire la dimensione del piacere che il soggetto ha provato o non ha provato rispetto ad alcune situazioni, e l'immagine dinamica, cioè la tensione, l'aspirazione che muove il soggetto. Ecco, l'immagine di inconscio del corpo è un po' un insieme di questi tre elementi che si mischiano fra loro, ma qual è il succo sostanzialmente di tutto questo? Il succo di tutto questo è quello di permettere di far emergere qualcosa del desiderio del soggetto, di quello che lui sostanzialmente vuole. Attenzione, il desiderio
non è né la domanda né il bisogno. Il bisogno è il bisogno, insomma, sapete tutti, l'acqua, il cibo, eccetera. La domanda è la forma più, come dire, più ampia e più estrema di appello all'altro, no? Come si esprime, come la ritroviamo ad esempio nella preghiera. Il desiderio si appoggia su queste due per essere qualcosa d'altro, no? Per essere qualcosa di una sorta di, come dire, di spinta in qualche modo a essere del soggetto. Ecco, allora, quello che lei fa, cercando di mettere insieme gli elementi che il bambino porta all'interno della sua produzione, è cercare di far emergere come tutto questo, no, attraverso le reazioni del corpo, trova, come dire, una via, una forma per potersi esprimere. Allora, come dicevo prima, c'è questa fede estrema dell'adulto nella parola, nel fatto che la parola diventa qualcosa dell'ordine di una castrazione feconda, nel senso che permette al soggetto, ci sono degli esempi anche nel libro, con con dei bambini per esempio gravemente handicappati, no? E dunque col fatto che non lo so, che il bambino è in carrozzina, no? Ma lei gli dice, ma dimmi attraverso le parole se le tue gambe corressero, cioè, trova il modo, attraverso la rappresentazione dell'ordine della parola, di poter dire qualcosa di profondo di se stesso, insomma, no? Perché lei dice sostanzialmente una cosa che a mio avviso mi appare fondamentale: non tutta la questione del corpo è sublimata all'interno della produzione rappresentativa. C'è qualcosa delle immagini legate alle sensazioni corporee che non è stato passato o filtrato all'interno dell'elaborazione, che quindi, come dire, come se fossero delle zone non ancora toccate, non, come dire, non bonificate dalla parola in quanto tale. Allora il problema è come permettere al bambino di potersi riappropriare tutto questo, no? Dove il riappropriarsi, lei tra l'altro è molto, come dire, pudica, insomma, non tocca, è tutta concentrata su questo potere proprio alla simbolizzazione, come poter dire questo. Ecco, credo che l'importanza che lei assegna a tutto questo passa attraverso la possibilità di dare al corpo una voce e dunque di potersi trovare in modo di, come dire, di esprimersi. In questo poi lei è anche abbastanza disinibita rispetto al discorso delle, come dire, propriamente il diagnostico, perché comunque è come se ci fosse una sorta di, come dire, di rispetto molto puntuale del soggetto, che va al di là della dimensione della diagnostica, no? Come se comunque ciascuno, insomma, in questo avesse effettivamente qualcosa da dire, insomma. E lei mostra bene come, in fondo, per esempio, la clinica del bambino non sia mai una clinica solo del bambino, che in fondo nella clinica del bambino convergono tutte le, come dire, tutte le dinamiche, che sono dinamiche il più delle volte generazionali, e che trovano lì un punto di sfogo particolarmente problematico, che pongono il bambino come sintomo di un qualcosa. E lei, non so, per esempio, fa venire la nonna a parlare, in qualche modo cerca di far sì che laddove si era creato un punto di silenzio, di invalidazione, qualcosa ritorni in qualche modo a circolare, insomma. Lei per esempio, come dire, vede il bambino solo se
Non ha quelle paturne che spesso hanno gli psicologi oggi, vale dire che il bambino viene se vuole venire. Se non vuole venire si accade. Nel senso che il bambino non viene per far piacere a qualcuno. Tutto il più lei fa quelle cose un po' particolari, che quello di dire ma prova a venire 5 sedute. Se vedi che la cosa ti serve, poi vieni. Se la cosa non ti serve, non vieni. Quindi non entra in una logica seduttiva nei confronti del bambino. Così come, per esempio, un punto fondamentale in lei è la questione del che cosa viene a fare il bambino in seduta. Punto molto, come dire, dibattuto anche nella clinica attuale, nel senso che l'idea dell'adulto è che il bambino viene seduto per lavorare. Il bambino non viene seduto per giocare. Allora, questa dimensione del gioco, che anche qui la dimensione del gioco rischia di essere una dimensione molto, molto seduttiva e molto seducente nei confronti del bambino, viene in qualche modo rigettata, perché il problema è che in fondo quando lei dice che lei tratta il problema della nascita coincide con il venire al mondo del bambino, con il venire alla soggettività del bambino, a tal punto che lei ha anche delle espressioni molto forti, per esempio del tipo lei dice al bambino: tu hai voluto venire al mondo. No, tu hai voluto venire al mondo, dunque c'è un tuo desiderio. No, lei ogni tanto ha questi sprazzi un po', come dire, visionari, insomma. Tu hai voluto venire al mondo, dunque, come dire, c'è un tuo desiderio di esserci all'interno di tutto questo, insomma, no? E dunque chiama in causa il bambino. C'è un'altra cosa di Dio, ma sfuggì. E chiama in causa il bambino in questa sua responsabilità adesso. Cioè no, questo mi viene in mente. C'era questa altra frase molto forte che le diceva: ma tutti i genitori sono genitori adottivi. Nel senso che comunque quello che diventa, come dire, fondamentale è l'attenzione, la cura che ciascuno svolge rispetto al bambino, insomma. E quindi, come dire, spezza ogni fantasma, come dire, naturalistico, insomma. Per cui, io credo che soprattutto di questi tempi sia molto importante, come dire, leggere l'adulto, perché in questi tempi di estrema confusione educativa, io credo che lei è una delle poche guide sicure, insomma, no? Nel senso che pone delle cose meno chiare. Lei dice: c'è solo una cosa di cui lo psicanalista deve avere orrore, l'incesto. Vale dire il fatto che ci sia qualcosa che tenda, come dire, a sovvertire l'ordine delle distinzioni simboliche della ripartizione delle parti. Cosa che oggi si tende molto più ad andare in controtendenza, insomma, rispetto a tutto questo. Quindi il mio invito sono degli aperitivi. Andatevi a leggere François Dolto, che c'è un sacco di... Magari non leggete L'immagine inconscia del corpo, che è il più, come dire, complicato, perché forse... Ma tutti gli altri testi, soprattutto quelli dove lei mantiene un dialogo col pubblico, eccetera, sono molto indicativi, anche molto, come dire, molto pratici, insomma, no? E penso possano anche chiarire qualcosa rispetto a questi tempi difficili in campo educativo. Bon. Grazie a voi di essere venuti. Tra l'altro c'è anche un libro nella collana della Feltrinelli Eredi dedicato specificatamente a François Dolto, curato da Erika Ferrario, e poi c'è anche un'introduzione all'adulto uscito l'anno scorso, sempre invece per Mimesis, dove sono raccolti vari saggi, ce n'è uno anche mio sulla
sempre sul, in particolar modo sulla, sulla vita di François Dolto. Leggete, insomma, fate un vostro sforzo. Oggi ho visto un ragazzo che fa medicina, insomma. A un certo punto si parlava di Gramsci e ha detto, ah sì, quello della via, insomma, no. Cioè, la gente oggi legge veramente, c'è un imbarbarimento non da poco. Quindi, insomma, leggete. No, la via, no, la piazza, la piazza che la via. Quindi, quindi insomma, leggete, insomma, l'opera della Dolto è molto, come dire, originaria, originale, perché una è sempre segnata da una, coincido questo discorso della fede cattolica, la rende molto particolare, perché molto è sempre segnata da dimensione di speranza, c'è sempre un, direi anche una dimensione quasi di cocciutaggine, non c'è qualcosa attorno a tutto questo che gli fa dire comunque sempre c'è un soggetto e che quindi, come dire, in qualche modo va rispettato, va preso in considerazione al di là dell'endica, difficoltà, cose di questo genere, insomma. E poi è anche un discorso legato sempre a una dimensione etica, insomma, in cui comunque la castrazione, il rapporto col limite ha una sua funzione importante. E in fondo è come se lei quasi, quasi come dire, pensasse la, la castrazione non come una cosa, come dire, negativa, ma come qualcosa che apre al soggetto la possibilità di andare oltre, a partire dal fatto che incontra un limite che gli permette di pensare diversamente. Per esempio, quando lei adesso mi metto a memoria, quando lei legge la parabola del buon samaritano, per esempio, no? Lei sottolinea questo elemento molto, molto particolare, che, se non ricordo male, che per esempio il buon samaritano aiuta questo qui malcapitato, questo che è stato aggredito, il viandante, e poi come dire, lei paga e va via, lui paga e va via, non si porta a casa quello lì, non ne fa un caso sociale, qualcuno da accudire, ma vale dire non, in qualche modo il buon samaritano non cede sul suo desiderio, ha altro da fare. Carità per ora. Va via, no? Paga e dice, buona. In qualche modo fonda quello che è una sorta di concetto civile. Vale dire, se anche a me succedesse quella cosa qui, qualcuno potrebbe fare qualcosa del genere. Boh, ma finisce lì, come dire, permette che il discorso vada avanti, non crea un rapporto morboso, in qualche modo di dipendenza, che quello non potrà mai più sedebitarsi da parte dell'altro, no? Crea qualcosa che rimette sempre in, come dire, in gioco la dimensione vitale del desiderio. Boh, mi ha caduto il portafoglio, questo è un po'.